Mentre il mondo sembra prepararsi a una guerra mondiale o a una catastrofe totale, vari misteri aleggiano in cielo e in terra. Uno è l'energia oscura, circa il 70% dell'universo secondo le scienze dello spazio. È l'energia che pullula dal vuoto ed è usata dalla porzione più cospicua del nostro cervello, la materia bianca, sede della coscienza secondo le neuroscienze. Un altro mistero è la materia oscura, che è fatta di fili. Questi uniscono milioni di galassie e mostrano il web cosmico, che prescinde dal tempo e dallo spazio, cioè dalle categorie con cui le scienze dello spazio dipingono l'universo apparente, appena il 5% della massa totale calcolata. Credere alle categorie di spazio e di tempo è stupidità manifesta, diceva Giordano Bruno, che invitava a usare la mente superiore, la materia bianca, sensibile all'infinito, e non solo la mente minore, materia grigia, credente alla solitudine della Terra su cui l'umanità, piena di limiti, è costretta a lavorare con il sudore della fronte, per sopravvivere. Il web cosmico e l'energia oscura smentiscono tutti i limiti. L'energia oscura sconvolge i limiti di energia e l'apparente oggettività dello spazio e del tempo. Il creatore dello spazio e del tempo è il campo elettromagnetico, ha dimostrato Einstein. Questo campo domina le nostre comunicazioni, è percepito dalla nostra vista, in minima parte, e usato dalla materia grigia del nostro cervello. Oggi c'è il terrorismo e c'è anche il nemico globale, il cambio climatico. È un pericolo che richiede azioni urgenti per Obama. Una conversione ecologica globale è necessaria per il Papa, che chiede una nuova alleanza tra scienza e religione per combattere il cambio climatico provocato dall'uomo. E se fosse provocato dal vuoto che pervade tutto, sia i piccoli atomi del nostro corpo, sia le grandi galassie che danzano insieme? Per il sapere, sarebbe una catastrofe. Per chi è cosciente, cioè sente l'energia oscura, è la libertà da tutti i limiti, tanto temuti quanto falsi. Mentre i media cercano i nemici o descrivono le trame oscure che li creano, un evento reale sta cambiando le leggi fisiche. È la comparsa di antimateria, che sarebbe scomparsa 13 miliardi di anni fa, secondo la teoria del Big Bang. Cambio climatico? No. Cambio epocale. L'antimateria può essere causa di antigravità, ovvero di ascensione. Il Dio unico, il tempo lineare su cui si basa quasi tutto il sapere, si sta svelando per ciò che è: un bluff colossale. Intanto emerge il ruolo cruciale della coscienza che rende reale la realtà. Oggi possiamo avanzare due tesi e una tesi audace. I fili del web cosmico sono le vie della forza lungo le quali si propaga la corrente neutra debole. Se è così, scienza e fantascienza si conciliano e possiamo anche trovare i codici di accesso all'iperspazio, cioè al web cosmico. In ogni caso, è evidente che i moti naturali, gli spin, sono tutti connessi, prescindono dallo spazio e dal tempo lineare che usiamo qui, sulla Terra.
Legato ai debiti, contratti dai governi e scaricati sulle spalle dei popoli, il tempo lineare è venerato anche dalle finanze, è utile alla distribuzione iniqua delle ricchezze. Chi pretende di risolvere i problemi senza risalire alla loro causa, il credo nella presunta linearità del tempo, conserva il grande inganno, cioè l'esistenza di limiti falsi. Instillato a scuola sin da bambini, il credo è subconscio e perciò pochi da adulti sentono la forza, l'amor che muove il sole e le altre stelle e accende gli animi in un attimo. Pochi si immergono nel mare in cui è dolce naufragare e sentono l'infinito. Tuttavia, grazie anche alle dure esperienze storiche, i pochi non sono più così pochi e non si fidano delle belle e sante parole dei potenti che ora vogliono salvare la terra. Il potere sta perdendo consenso, la base necessaria alla sua sussistenza, e sfodera la sua arma migliore, la paura. Alla base di una terza guerra mondiale o della catastrofe globale temuta dai buoni, Obama e il Papa, c'è un sapere che ignora gli infiniti universi celati alla vista, ma narrati e dipinti, oggi persino calcolati. Chi usa il lato luminoso della forza, la corrente debole che percorre i fili del web cosmico, vede altre realtà e sa che la morte non esiste. Gentili ascoltatori, cari ascoltatori di Radio Gamma 5, benvenuti a questa nuova puntata speciale di Nuovo Mondo. Quelle che avete sentito sono le parole tratte dal libro di Giuliana Conforto, uno dei suoi più bei libri, Il ritorno dell'etere e dell'armonia. Oggi l'abbiamo qui in studio, è qui con noi per accompagnarci in un viaggio incredibile alla scoperta di una nuova dimensione, che poi in realtà è l'unica vera dimensione nella quale tutti viviamo, anche se spesso non ce ne rendiamo conto. Prima di presentarvela, di darle la parola, poi parlerà per tutta la mattina, dialogherà attraverso questi microfoni, con la sua chiarezza, con la sua apparente istrionicità. In realtà ogni suo discorso, ogni sua parola, sentirete se saprete ascoltare, a un livello un po' diverso da quello a cui siamo abituati ad ascoltare quello che ci viene detto, capirete che ciò che dice in realtà è estremamente concreto, estremamente reale. Ecco, prima di presentarvela, vediamo insieme chi è Giuliana Conforto. Quella che noi oggi abbiamo chiamato la Signora delle Stelle. Astrofisica prima, docente di meccanica classica e quantistica poi, oggi dedita all'evoluzione e alla liberazione del genere umano, Giuliana Conforto snida gli inganni che stregano la mente umana e la rendono succube di un sistema politico iniquo, una videocrazia che è diventata una debitocrazia. Con emozione, impegno rigoroso e mente libera, penetra le pieghe nascoste che animano il mondo e il suo scrigno segreto. La materia nucleare. Spaziando su varie discipline, contribuisce alla nuova cultura, centrata sull'essere umano, maturo per il grande risveglio. Per favorirlo, propone la fisica organica, che non è una teoria, ma l'uso pratico della forza. La vita è la forza nucleare debole,
risorsa intelligente e salutare, di cui tutta la conoscenza ignora gli effetti benefici sugli organismi. Il suo uso consente la cognizione diretta, integra le funzioni del cervello, svela realtà già dette da grandi saggi, Socrate, Pitagora, Giordano Bruno, e le ripropone in una prospettiva che consente di comprendere gli eventi misteriosi in atto. Si dissocia in modo netto da certa spiritualità, fatta di parole vane e slogan senza senso. Tra le sue scoperte, la fonte della vita, il vero sole al centro della terra, che sta evolvendo e liberando la mente umana dalle memorie finite con le quali siamo educati. Un'altra sua scoperta è il grande inganno della scienza, il campo elettromagnetico, alla base di una tecnologia che non serve al benessere del genere umano, ma piuttosto alla videocrazia in auge, fondata su un orizzonte culturale, finalmente in dissoluzione. Ed eccoci qui, siamo pronti a cominciare, quindi salutiamo la nostra ospite. Buongiorno Giuliana. Buongiorno. Buongiorno, benvenuta dopo questa mattinata un po', diciamo, particolare, perché appunto c'è stato questo problema della nebbia che evidentemente ha rallentato un po' i tempi, però noi siamo qui comunque, quindi ti ringrazio per questa tua presenza. E io direi, dopo questa così introduzione alla tua persona e a ciò che fai, a ciò che sei, io direi di cominciare un pochino a così, magari se tu vuoi, a descrivere meglio quello che fai, se ritieni opportuno farlo, cioè se ritieni opportuno aggiungere qualcosa a quello che ho detto finora. E direi di cominciare e poi anche a parlare del particolare momento storico in cui ci troviamo. Questa trasmissione si occupa spesso di questo aspetto da vari punti di vista, e la tua presenza qui oggi sicuramente darà un grandissimo contributo a questo punto di vista, perché credo che, e questo nuovo mondo lo dice, lo ha detto spesso, siamo veramente in un momento di grandissimo cambiamento, un cambiamento che non ha la forma o le sembianze di quello che spesso noi pensiamo, soprattutto sulla scorta di quella che viene chiamata così visione della vita New Age, ma è qualcosa di molto di più, molto più grande e molto più pervasivo, credo, perché riguarda proprio anche la nostra stessa struttura fisica che sta cambiando. Quindi ecco, sentiti pure libera di iniziare un pochino magari questo discorso, e noi continueremo il nostro dialogo. Quindi io adesso lascio parlare a te, ti cedo la parola, e se vuoi, ripeto, aggiungere qualcosa a quello che abbiamo detto, altrimenti comincia pure ad aiutarci a capire come sta avvenendo questo cambiamento. Intanto ti ringrazio di questa presentazione così lusinghiera, veramente, che ha colto i punti essenziali della mia ricerca e della ricerca di non solo mia, ma dei tanti che vogliono la verità, perché oggi c'è bisogno di verità. E di fronte a tanti slogan, a tante riprese, riforme, l'Italia che riprende, quell'altro che cade, e non ci si rende conto che tutto il mondo, il sistema più che il mondo, perché il mondo siamo anche noi, un sistema basato sul tempo in cui i profitti e i debiti crescono con il tempo, evidentemente arriva a una sua crisi logica, insomma è una conseguenza ovvia di un modo di pensare
che non solo è iniquo verso le masse e verso la maggior parte della popolazione mondiale, ma è anche folle, perché non c'è nulla di naturale pensare che ci sia questa crescita, no? Con il tempo. Ma alla radice di questa follia, perché siamo in un mondo decisamente folle, un mondo che creda di risolvere i problemi con le guerre, insomma, che si arma e si prepara sempre a combattere, e poi ovviamente nella logica è fare guerra, insomma. Quindi c'è un poeta francese, Paul Valéry, che dice: la guerra è un modo perché delle persone, degli esseri che non si conoscono, si massacrano a favore di pochi che si conoscono e non si massacrano. Quindi cadere in questa logica o comunque armarsi anche credendo che con le armi si risolvano i problemi è veramente, diciamo, o primitivo, comunque abbastanza no, non voglio offendere le bestie, insomma, ma comunque, perché le bestie perlomeno non fanno eserciti. Insomma. Certo. La cosa fondamentale su cui è necessario sottolineare è quello che io chiamo l'inganno della spiritualità, o se vogliamo, poi che si è ammantata di questa spiritual quantistica, no? Pensando che addirittura la fisica quantica spieghi la spiritualità. La fisica quantica non si sogna minimamente di spiegare la spiritualità, e la spiritualità in tutte le sue forme, dalle religioni tradizionali a altre meno tradizionali, dimentica che il punto chiave è che cos'è la materia, cioè non si sa che cos'è lo spirito, ma la cosa ancora più grave è che non si sappia che cos'è la materia. E considerando che tutto il mondo che conosciamo è fatto di materia, è abbastanza ridicolo, sì, parlare di spiritualità senza chiedersi, sì, che cos'è la materia. Sì. Ma la cosa ancora più grave a monte di questo è la domanda che ancora non ha risposta: che cos'è la vita? E quando parliamo di vita non parliamo di vita biologica che nasce, viene concepita, nasce e muore. Parliamo della vita come codice genetico, cioè questo codice che si plasma evidentemente molto bene sulla materia, tanto da formare dei corpi fatti di materia, corpi biologici, ma fatti pur sempre di atomi come è fatto tutto il resto. E quindi la vita è un messaggio intelligente, nel codice, nel DNA c'è un messaggio intelligente. E questo messaggio allinea, come si crede, no? Su questa terra, e allinea solo su questa terra, cioè con un universo di 14 miliardi di anni, o 14 miliardi di anni luce, solo qui c'è vita. Comunque è strano, no, se è un qualcosa che allinea, certo. Adesso la NASA sta cercando pianeti abitabili, però pare che o non li trova o dice che non sono ancora pronti per la vita, qui già c'è un grande inganno, cioè l'idea che sia un qualcosa di estraneo all'universo, sì. Che l'universo sia una sorta di meccanismo in cui per caso in questo piccolo pianeta, è anche splendido, devo dire, pianeta, se non fosse così distrutto da un certo sapere e non solo dalle attività industriali. E è incredibile perché questo sia così, come non ci si chieda questo è abbastanza assurdo. E tanto è più assurdo per le religioni, in particolare le religioni cristiane, le quali dicono di rappresentare Gesù Cristo. E Gesù Cristo ha detto: io sono la via, la verità, la vita. E tutte le religioni cristiane, tra cui quella cattolica, non sanno che cos'è la vita. Allora, io una volta appunto mi sono ritrovata in un convegno in cui parlavo, io stavo del pubblico,
c'erano dei gesuiti sul palco che si opponevano alla ricerca sulle cellule staminali. Non si sa perché, insomma, no, cioè, ma perché la vita è un mistero? E allora ho alzato la manina dal pubblico, c'erano 400 persone in sala, ho detto scusate, ma voi che cosa rappresentate? Vabbè, e questo è così, cioè nessuna religione sa che cos'è la vita. La scienza non lo sa, ma dà una definizione operativa, cioè dice che tutto ciò che si riproduce mantiene il proprio ordine. Allora, è molto vago perché comunque è qualcosa di molto importante, cioè la vita si riproduce. Si riproduce, sì, continua ad auto rigenerarsi e si rigenera E continuamente. quindi il grande mistero dovrebbe essere che cos'è il concepimento. Certo. Allora, Giuliana, ci fermiamo, siccome è andato tutto un po' in ritardo e dobbiamo andare subito in pubblicità, ci fermiamo un minutino.